L'acciaio che si specchia e si confonde nel cielo, il marmo bianco che splende al sole e richiama le vicine Alpi Apuane, Steel and Stone, The Energy of Matter di Elly Dongigia è la mostra spettacolo che per tutta l'estate abbellirà la piazza centrale di Forte dei Marmi, il pontile e il lungomare, un percorso di 12 sculture monumentali in acciaio e marmo che riporta il celebre artista di origini albanesi in Versilia, dopo il successo della mostra di 3 anni fa a Pietrasanta, che vide il suo debutto nella lavorazione del marmo. Stavolta lo fa con una mostra ancora più coinvolgente, integrata all'ambiente. Del resto i giochi di forme, luci e superfici hanno reso celebre Gigia in tutto il mondo. L'emozione, il messaggio è molto semplice, di unire questi due materiali, di rappresentare il passato e il presente. Il passato, la tradizione e soprattutto la storia che ha raccontato questo materiale tradizionale che è il marmo, e l'acciaio che rappresenta la contemporaneità nel mondo in cui noi viviamo adesso. Soprattutto la luce, che io ho sempre cercato di plasmarla entrambi i materiali, la luce, di renderla proprio leggera, soprattutto di renderla musica, per essere per tutti, soprattutto universale come linguaggio artistico. La mostra, patrocinata dal Comune di Forte dei Marmi, realizzata dai Mago Art Strategies con il contributo di Enro S.P.A., sarà allestita fino al 15 settembre. Elly Dongigia si è recato proprio qui, nelle cave del Monte Altissimo, per lavorare questi marmi, queste pietre, come indica il titolo, scegliendo anche tipologie molto diverse dai classici marmi, per confrontarsi con il territorio e lavorare questo materiale per donargli la stessa leggerezza e lo stesso candore, la stessa morbidezza che dona lavorando l'acciaio.